Buongiorno Miami! Ops, questa è la vista dal nostro hotel. Buongiorno Miami! Oh, questo paesaggio, ragazzi, è decisamente le molto meglio. Palme! Palme! Da questa parte, tra un po' lo vediamo, abbiamo l'oceano. E questa è la lunga passeggiata di South Beach, la mitica spiaggia di Miami, che ci porterà poi fino a Ocean Drive, la via caratteristica con negozi, edifici Art Deco. Papà, vedi quelle palline? Sembrano noci di cocco. E sono proprio noci di cocco, Mati, hai ragione. E questi sono i parchi giochi che ci sono lungo tutta la camminata. Avete visto? Altalene per tutte le età. Baby, medie e per i vecchi, come Nicolò ad esempio. Ecco la nostra scimmietta di Miami. Woohoo! Riuscirà ad arrivare alla fine della sua giungla? Cambia, cambia! Olè! E mentre qui i giovani scalatori affrontano mangrovie, Ale, non guardare, questa è Muscle Beach, è piena di muscoli, non guardare. Ci sono anche culetti. Qui le persone vengono a fare ginnastica, a mettersi in forma, sulla spiaggia. Questa, ragazzi, è la mitica Miami Beach, spiaggia, spiaggia, ancora spiaggia, pubblicità LED gigante che galleggia sul mare. Quelle sono le mitiche casette dei Baywatch, che hanno tutta una forma e dei colori molto molto particolari. Purtroppo non siamo riusciti a fare il bagno, Nicky e Matti sono in piscina causa tutte queste alghe che vedete. Volendo si può andare a piedi dove non ci sono le alghe, ma inizia a essere veramente profondo l'oceano. La temperatura dell'acqua, ragazzi, è incredibilmente calda. Pensavo che l'oceano fosse molto molto più fresco, ma d'altronde, ragazzi, qua praticamente quello è il Mar dei Caraibi e fa decisamente molto molto caldo. E questa è la casetta preferita di Mati, che ha un colore super lilla. Se voi vi fate tutta la passeggiata del bagnasciuga, troverete sempre delle casette diverse, super pucciose e super colorate. La sabbia, come vedete, spero si riesca a capire, è molto granulosa, non scotta tantissimo al sole, ma è difficile riuscire a costruirci qualcosa, molto molto bianca. Walk and ride, side by side, da una parte si cammina, dall'altra si va in bicicletta, più o meno, ragazzi. C'è chi prende il sole anche disteso qua, non so come fa perché fa un caldo incredibile. E adesso vi porto alla piscina del nostro hotel, dove ci sono Nicky e Matti. Questo giardinetto relax. Abbiamo il baretto, la piscina attiva la sera per rilassarsi, la spa che ha i lettini adagiati sull'acqua, adoro. Le pareti colorate in stile Miami, il regno dei murales. E poi là la piscina. E vediamo se li riconoscete. Là c'è Ale. Ed ecco anche Matti e Nicky. Ciao ragazzi! Com'è l'acqua? Bella calda? Sì. Credo sia difficile qua. Che qua capriole! Guarda che capriole! Matti, sirenetta, ha colpito ancora. Grande Matti. Ora ci aspetta, dopo questa bagnatina, un bel pomeriggio verticale, un bel pomeriggio in giro per Miami con un ospite speciale. Francesca. Ciao a tutti, benvenuti a Miami. Francesca è del canale Vola con Francesca. Lei fa? Sono assistente di volo, adesso stiamo facendo invece il canale Guida con Francesca in questo momento. Sono un assistente di volo qui base Miami e quindi sul mio canale trovate insomma tutti i video a riguardo. Se avete paura di volare trovate la playlist per voi, visto che in tanti hanno paura, o anche consigli per volare con i bambini o semplicemente cosa fa un assistente di volo negli Stati Uniti. Che è molto curioso, link in descrizione. Adesso invece dove ci porti, Francesca? Adesso andiamo downtown, diciamo che noi in questo momento siamo a Miami Beach. Miami Beach è proprio un'altra città, perché la gente dice ah no, vado a Miami. In verità Miami è dove stiamo andando adesso, quindi downtown o comunque anche altre zone. E quindi lì è un posto molto carino, andremo magari a fare un giro panoramico, non diciamo troppo. Niente spoiler. Niente spoiler. E quindi venite con noi.
E siamo da, vabbè, noi in italiano lo chiamiamo Bubba Gump, si dice Papa Gump. E chi ha visto il film Forrest Gump ovviamente lo riconoscerà. Ecco, Corri Forrest. Quindi stiamo dicendo al cameriere che non ci serve aiuto. Nel momento in cui tu lo giri, il cameriere capisce che sei pronto o ordinare o che magari hai bisogno di qualcosa. Che forza! Quindi adesso facciamo così, così decidiamo il mangiare. E adesso vi facciamo vedere i piatti che arrivano. Ecco il nostro pranzo super dietetico di oggi. Fritto! Allora, questo è Shrimp Po' Boy, che è un piatto tipico di New Orleans. In questa versione non la fanno piccante, invece dovrebbe essere super piccante, però ovviamente non piace a tutti. Lì abbiamo un altro piatto di New Orleans, però con i gamberetti grigliati. E lì invece abbiamo la barchetta che sta per salpare con il cheeseburger. In bocca a Matilde. E anche Nicky ha preso un Shrimp Po' Boy. Shrimp Po' Boy. Ed è buono. E io, ragazzi, che non mangio pesce, hamburger! Eccoci, adesso vi sveliamo dove siamo arrivati. La ruota panoramica! Andiamo! Bene, anzi, Francesca, adesso che lo sa, ci dice quanto è alta. Tanto, molto alta. Quanti piedi? Che qua funziona tutto in piedi e pollice, che va bene per i pollicioni, però è difficile, ragazzi, da capire. Guardate, guardate che alti che siamo! Altissima, non sembrava così in alta dal basso. Quindi qua vedi downtown, questa è tutta downtown con i grattacieli. Esatto, qua da sotto partono tutte le varie navi turistiche, quindi se volete fare i giri turistici. Là c'è l'area concerti dove di solito devi pagare per entrare, ma vi assicuro che se vi mettete fuori sentite il concerto lo stesso, quindi basta stare fuori. No. Ragazzi, siamo fermi in cima. È vero, si è fermata. Siamo sotto il cuzzolo. Wow. Vedi, là c'è il porto di Miami, tutte quelle, vero, quelle che si chiamano gru, porto, e là in fondo invece c'è South Beach, lo vedi il palazzo, quello là, rossiccio, rosa, quello dove eravate stamattina, South Point. Bravissimo. Quello del palazzo, anzi, il palazzo di Matilde, perché è rosa. È rosa. Anzi, vede casa mia anche, mi sa. Io non la vedo perché non so qual è. Allora, spoileriamo casa, vediamo, di Francesca. Casa mia. Sicura? Sei sicura, Francesca? Sì, spoiler. È casa mia là. Ok, è là. Seguite il dito di Francesca. Là, di là c'è casa mia. Anzi, chiamo mio marito, adesso gli dico affacciati al balcone. Facciamo così. Un giro. Perché questa ruota non fa solo un giro, ma fa, Francesca? Tanti giri. Li abbiamo adesso. Lei pensava tre, ma abbiamo scoperto che non sono tre. Adesso li contiamo. Vediamo, ragazzi. Uno l'abbiamo fatto. Due, tre, quattro, cinque, sei, sette. E sono sette. Beh, sono tanti. Momento shopping pericoloso. Siamo entrati in un Claire's, quello vero. Da noi ci sono i corner, tipo nei toy center. Questo è un negozio totale. No, Nicolo, guarda, siccome qua tra un po' è festa nazionale, potresti provare a fare il statuo della libertà. Carino. Questi pucciosissimi. Pucciosissimi. Quanto sono carini. Li adoro. Ci sono quelle gattine, ma anche, guarda. Dove erano? Le gattine. Cerca. Da solo cerca. Appropriato. No, appropriato, okay. Assolutamente. No, i gattini sono sempre appropriati. Le nostre LOL! Eccole qui, ci sono anche queste nuovissime, le mini sweets. Papà, e viene poi il Cutitos. Vengo. Papà, guarda che bello. Oh, fresco, qua c'è bisogno. Qua ti puoi fare dei beberoni e puoi scegliere anche la tua lettera. Sono bellissime. No, fermatevi, non fatemi vedere questi? Tutta questa pucciosità. Sembra solo un culetto, in realtà è un peluscetto ed è pucciosissimo. E non può mancare ovviamente l'immancabile. Guarda, proprio trasparente, proprio non si vede. Unicorno, ma che carino. Unicorni di coppia. Ah, poi c'è anche quello con i fiori. No, ma questo è troppo sobrio. Comunque dobbiamo farlo provare anche a Francesca, questo. Passa qua. Ah sì, io adesso così vai, vado. Prova. No, io così adesso ci vado a lavorare anche. Fatta, secondo fatta. Me mi licenziano. Potrebbe essere. Vai. Grande Rainbow Unicorn. Sono una patatina, mi mangi? Guardala, guardala. Ganzissima. Top Gun in versione girl, è super cute. Mettiamo giù le patatine. Papà, guarda. Oh, principi fatto un inchino. Uffa, però non voglio quello al marshmallow, voglio quello al cioccolato. No, Matilde non lo sapeva. No, vedo già una mucca. Vabbè, questo diventa, insomma. No, ma ce l'hai svelato già. Papà, guarda questi. Piango cuoricino. Ale, ho trovato l'occhiale giallo, come mi sta?
Benissimo. Guarda questo, è tutto giallo. Bello. Questo è lo shopping. E anche questo è lo shopping. Giro, giro. Adesso abbiamo ripreso la macchina e stiamo andando a Little Havana, perché dovete sapere che Miami è un po' la seconda casa dei cubani, quindi sono più cubani che americani, direi. Siamo a Cagliaccio e questo qua è Domino Park. Quindi vedete tutti i signori e le signore che giocano a domino oppure anche a scacchi. E per giocare qua, quindi, non potete essere chiunque, dovete essere residenti e dovete avere più di 55 anni. Scappiamo! C'è l'angolo Sprite contro l'angolo Coca. Mate, chi vincerà secondo te? La Coca. Non lo sappiamo, ragazze. La sfida è aperta. Occhio, perché is bigger. Questo è un crafen alla crema, che qui chiamano donut ovviamente. Questo è il sacocino ripieno di cioccolato. Questo è il chocolate cake. E noi come sempre dividiamo tutto. Certo, assaggiamo. C'è il tipico succo d'arancia. Orange juice, perché la Florida è famosa per le sue arance. Tant'è che sulle targhe delle macchine ci sono proprio le arance. Ma soprattutto, come sono questi bomboloni? Buono, guarda che crema, Matti, occhio che non ti caschi la crema, eh. E occhio al piccione, ragazzi. Piccione della Florida. Dovrò assaggiare anch'io. Sento molto zucchero. Molto promossi. Adesso vi faccio gola e vi faccio vedere la vetrina. Siamo da Rosetta a South Beach. Dolce alle mandorle, mela incartata nella pasta sfoglia. Abbiamo una sfoglia di albicocca, abbiamo una sfoglia di mela. Abbiamo un dolce alla mela, abbiamo un dolce ai frutti di bosco. Abbiamo la nostra torta al cioccolato, abbiamo il nostro donut alla Nutella, il donut alla crema. Ci sono girelle, bomboloni. Ci piace, ci piace. Rosetta, The Italian Bakery. Giro di sacottino. Vai con l'unboxing. Il sacottino contiene un piccione di Miami. Il sacottino contiene cioccolata a perdita d'occhio. Cioccolata a pezzettoni d'occhio. Noi mangiamo e ci vediamo alla prossima attività Miami Beach. E dopo un'importante colazione la smaltiamo subito in tandem, ragazzi. Pronti, equipaggio. Team mamma Nikki e team papà e Matti. Sì. Pronti? Facciamo la camminata che abbiamo fatto ieri, solo in versione bicicletta. A fianco abbiamo la spiaggia. Palme, 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 palme. Una spiaggia veramente enorme. A Miami fa caldo, questo va detto. Noi siamo sui 30 gradi e il fatto che ci sia un po' di aria, questo aiuta. Comunque siamo davanti all'oceano e non è male. Molto umido. Il momento migliore per venire sarebbe il nostro Natale, quindi d'inverno, diciamo da dicembre fino a marzo, e la stagione delle piogge è questa, quindi d'estate, il mese peggiore, agosto, settembre, possibile uragano, ma non sempre. Ci diceva Francesca che ha avuto un solo allarme in 10 anni, uragano. E per quanto riguarda invece la nostra temperatura a luglio, diciamo che è come dalle nostre parti quando è veramente caldo d'agosto. Però il mare, l'aria e questo clima fantastico ripaga assolutamente tutto. Qui siamo fronte spiaggia, vedete le classiche torrette, vedete gli ombrelloni. Oh, finalmente c'è anche quella gialla là in fondo. Ci sono tutti i nostri colori. E pedalare è proprio un piacere. Credo anche correre, andare con i roller. Ecco, il bello dell'America è avere questi marciapiedi enormi, tutti piatti, dove si possono usare quindi qualsiasi sistema di locomozione, elettrico e non, e biciclette, come in questo caso. È veramente essere sicuri, perché sono belle larghe e particolarmente lisce, non c'è mai un ostacolo. Un consiglio: portatevi sempre il costume quando siete qua. Sempre i costumi, ragazzi. Zainetto pensato solo per la spiaggia, un asciugamano leggero. E poi guardate che bellezza. Ed ecco che oggi andiamo a fare un giro super speciale per South Beach sul Duck Duck Tour, che è un mezzo speciale, perché lo vedete? Sì, è anfibio, quindi
andremo prima su terra e poi ci butteremo dentro la Biscayne Bay. E questa ragazza è la famiglia di Francesca. Ciao. Ryan. E Stella. Ciao. Poi vi presento la famiglia di Davide. Abbiamo Alessandra. Ciao Alessandra. Nicolò. Ciao. Matilde. E ancora Ryan! E prima della partenza, momento bibita! Ho trovato la Fanta Ananas, il mio sogno! Ragazzi, attenzione, non contiene succo! Cosa contiene, Ale? Chi lo sa, ma forse è meglio non saperlo, sicuramente colorante giallo perché è fresh! Eccoci ragazzi al Frost Museum, museo delle scienze interattivo e giocherellone, quindi andiamo. E questa ragazzi è la vista del Frost Museum, dove ci aspettano animali, ci aspettano giochi, ci aspettano anche dei veri e propri vortici con cui giocare. Oh, che forza! Entriamo nella gabbia degli uccelli. Eccoci qua. Mati! È rosa come la tua maglietta! Sono bellissimi! Bambina rosa, fotografa, uccello rosa, grande! È il mondo di Mickey la mamma! E qua abbiamo il mondo acquatico, guarda che bello! Pesci, pesci, pesci! Guarda questo che grande, Mati! Incredibile! Quasi possono accarezzare con solo due dita le razze! Non ci credo! E l'angolo coccola le razze. Ecco le istruzioni di come si coccolano. Eccola lì. Ryan sta provando a coccolarla. No! Oh, che forza! Con due dita. Ah. Guarda che coccolona che è! No, è come morbida. È slide, yes. Ok, che forza! Allora, l'alligatore è più rotondato in luce, cioè coccodrillo più a punta. E poi anche al coccodrillo sporgono più dentro, invece l'alligatore sporgono. Hai ragione, assolutamente chiaro. Garetta di peso, riesci ad alzare il tuo peso? Se fossi su la Luna, Matilde, se fossi su Marte, Nicolò, un terzo del tuo peso, un sesto del tuo peso. Su Marte è super difficile. E si scende morbidi, e si scende morbideo. E si può fare anche di coppia. Plutone contro la Luna, contro Marte. Matte è arrivata per prima, Nicolò scende velocissimo. Nicolò è sceso veloce col peso. E poi Ryan. No, pollicione giù. Qua siamo sul tetto del museo, la vista è pazzesca. Anche qui ovviamente ci sono attività da fare. Vista anche qui ragazzi. E qui c'è da pedalare. Vai Ryan. Girate, girate ragazzi. Guarda Ryan. Facciamo vento. Ryan, guarda di qua. C'è la ventola, c'è la luce. Ah, si può anche far suonare la musica. La squadra attiva. E ora ragazzi vi presento la meridiana umana. Francesca, fai l'ora con Francesca. Sono le tre veramente. È vero? Sì, l'ombra sulle tre funziona. E questo è super gigante. Era veramente enorme il mammut, eh? Io ho trovato il vero cucciolo di mammut. Guardate questo, Dimas. No. È stato trovato in Siberia nel 1977. Ha 40.000 anni. Faccio vedere quanto batte il cuore quando giochi. Quando sei sotto pressione, vai. Prima te lo misuro all'inizio. Aspetta, aspetta. Prima deve dirti quanto hai battito all'inizio. E poi parte un countdown di 15 secondi. 107. Sei già 108. Vai. Ragazzi, fai il labirinto. 111, 113, 115, 118, 115. No, vedi la tensione di fare il labirinto. Questo è bellissimo. Fai la faccia. Vediamo, faccia triste. No, è diventato triste anche qua. Ale, sei sorpresa? Sei neutra. Sei animale, è uscito animale. Naturale, ma come? Naturale. Ah, è multifaccia anche! Ah, sorpresa! Sarei happy, guarda, così sarei happy! Per lui sei happy, sì. Hulk! Un brutto set!
Qui diamo un'occhiatina al cervello. Guardate come si compone il cervello. E le diverse aree del cervello ci vengono illustrate qua. Quanto siete veloci, ragazzi, a leggere all'incontrario? Provateci anche voi. E qui possiamo creare il nostro avatar e timbrare tutte le attività che abbiamo fatto. Geniale! Dinosauri che imparano a volare, macchine volanti, uccelli e poi... grande! Top Gun! Incredibili aerei di carta! Gli diamo aria! Caccia la carta! Good shot! Ryan al lancio! Grandissimo! Hai colpito quel signore! Dove è andato Ryan? A prendersi l'aereo! Vado nella vasca, tu guardaci da di là! Ok, da di là! Andiamo da di là, Ale! Da di là vuol dire di qua! Li vedi? Ah, sono là sotto! Eccoli! Li ho visti! E la vasca, spettacolare! Guarda che colori! Che pesci! Ciao pesciolino! Ciao Davide! Mi ha fatto un bel salto! Siete già qua? Guardate che spettacolo, ragazzi! Stupendi! Vai a caccia dei fossili della Florida col pennellino come un vero paleontologo. Una moneta! Trovata! Che carino, adorabile e anche rilassante. Sono la Morena e vorrei tanto assaggiarti, anche tu sei molto carina. E qua siamo sotto l'acquario, guardate che spettacolo! È una vasca enorme, ci sono squali. Una tartaruga gigante. È una finestra sul mare. Ecco lo squalo 1. Squalo 2. Squalo 3. E branco di pesci. In basso lì, ragazzi, c'è la tartaruga gigante. Ecco che sta arrivando. Andiamo a trovarla. Eccola qua. Che forza. Bellissimo. Eccola qua, ragazzi. Adesso la si vede sopra di noi. E quando uscite dal museo ricordatevi di passare attraverso questo immenso tendone pieno di fili. È un labirinto. Dall'altra parte vabbè, esserci anche Nicolò e Matilde. Sta arrivando Nicky, attenzione. E non andate avanti alla cieca come stava facendo Nicolò. Riuscirò ad uscire? Mi sta togliendo gli occhiali? Sì, ci sono. Io primissimo. Ragazzi, il nostro weekend a Miami finisce qui. No, ci manca già. È stato molto bello. Ma prima dobbiamo insegnare a Francesca e a tutta la sua famiglia ciao a fare un pollicione. Quindi se questo video, ragazzi, vi è piaciuto, mettete un pollicione. E non perdete i prossimi video perché andremo on the road. E quindi iscrivetevi, ragazzi, al canale YouTube GBR per non perdere i prossimi video. Ciao.